rientrati in diretta, rientrati, rientratissimi questa mattina, mattinata di quelle focose, anche perché oggi non lo sanno tutti, però voi che ci state guardando da stamattina sicuramente lo sapete, ma quelli che invece questa mattina si sono persi qualcosa, vi ricordiamo che oggi abbiamo parlato di animali e ci sono arrivate un sacco di foto, sono arrivati dei pesci, sono arrivati dei cani, dei gatti, dei pappagalli, sono arrivate anche delle pecore. No, aspettate, è tutto vero. No, aspetta, no, è tutto vero. È tutto vero, li sento già sotto che ridono. E no, adesso aspetta perché vai. Facciamo una cosa, adesso io ve li presento e poi dopo gli facciamo vedere anche a loro che sto dicendo la verità. Ecco, non mi sono arrivati i somari, però quelli oggi non me li hanno mandati, non me li ha mandati nessuno, tra somari, pecore, tacchini, non è arrivato niente, però le pecore sono arrivate. E quindi non ridete! Signore e signori, diamo il benvenuto direttamente dallo zoo comunale e non solo. Arrivano Andrea Fortini e Giovanni Vitte. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma signori, buongiorno, tutto bene? Dove siete? Ma dove siete? Siamo allora, no, qua dove era, siamo? Era una mattinata focosa, hai detto, e quindi abbiamo deciso di ma ascolta, ma per sì, degli animali, hai detto che sono arrivate capre, pecore, no, pesci. È vero. Perché quando parli di animali dopo parli di noi? Per quale accostamento? È un accostamento. Stai attento alla risposta, sai, perché allora, già la settimana scorsa i nostri miti, i nostri fenomeni. Dai, dai. Allora, Devio, Devio, vado, guarda, io Devio vi faccio vedere questa foto che è arrivata. Oh, eccolo lì. Guarda, ti è arrivata questa, no! questa bellissima pecora, che adesso non mi ricordo il nome. È prima della prima comunione, Giovanni. Bello. Esatto, non come cresciuto ai camei, infatti si vede che dopo arriverà. Signori, tutto bene, intanto, lei, noi stiamo bene, grazie ragazzi, sto bene, voi vi vedo bene, vi vedo in forma come sempre. E poi è il video che smagra. Ma certo, difatti, guardate un po' qua, c'avevamo la regia che sorride, pure sorride anche la regia, quindi... Però a parte questo, come state voi? Cosa mi raccontate? Anzi, parliamo di una cosa subito principale. Allora, so che questa sera, e farei subito l'annuncio ufficiale, ci sarà non solo su Facebook, sui social, su tutta la parte YouTube, ma anche sulle reti di Radio Adige TV, accadrà magicamente, guardate un po', questa cosa qua, lo zoo comunale oltre i confini. Eccoci qua! Basta, bisogna smetterla. Ma che è? Basta quelli di Bardolino, vengono qua a rubarci il lavoro. Ma sembri della Lega, smettila per favore. Ma Lega, la Liga. Allora sì, Ale, questa sera andrà in onda la seconda puntata dello Zoo Comunale Wild e il mio ospite, direi veramente un ospite speciale questa sera, è il signor Luca Terzi, che non è altro che il cofondatore di Tecnocasa, quindi wow, una famosa realtà nella compravendita immobiliare delle case e non solo della zona di Verona e soprattutto anche nell'espansione dopo del Lago di Garda. Sarà una diretta molto particolare e chi lo sa, magari a fine diretta un bilocale potrebbe anche regalarmelo, magari. Ma appunto! Sì, magari, ecco, non chiediamo tanto, un bilocale andrebbe anche... Vista Lago! Sì, ma vista l'esigenza più che altro. Anche l'esigenza! Vista Lago! Ora è Tomo Ella, vabbè che manca poco. Beh, apprezzo molto comunque, apprezzo davvero l'appuntamento importante, apprezzo anche la tua generosità, perché comunque hai detto mi potrebbe regalare, sei proprio un galantuomo, quindi cioè, invece di... Pensa che anche al tuo socio, al tuo braccio destro o sinistro in questo momento che sia, cioè a questo ragazzo niente, neanche un monolocale, zero. No, proprio è così. Guarda, sta facendo di quei danni adesso nella zona Lago, che anche il giornale oggi l'ha scritto, no? A sì, Brenzone. A Brenzone c'è stato un problema dove i nostri amici e quasi parenti, quasi simili direi, amici cinghiali, stanno continuando a stranare giorno dopo giorno la varia... Quella di un bilocale è proprio un'esigenza, bravo, perché non può continuare a devastare ulivi in tutta la zona, bravo, del lago. E dopo c'è da dire che anche in zona lago, sì, un altro personaggio molto importante, Fabio Testi, si è lamentato. Si è lamentato dell'odore che emana. No, non è il mio odore, non è vero. Chi? Si lamenta della famosa Italbollina che c'è vicino a Rivoli, quindi una decina di chilometri da Bardolino. Però sai, è facile confondersi. 10 chilometri che sono. In linea d'aria è 20 metri. Esatto. No. E quindi anche Fabio Testi si è lamentato di questa cosa, appunto, e addirittura ha minacciato anche di incatenarsi
non so cosa, no, i polami, se cadete i polami dopo così anche, però beh, allora, visto che siete a tema catene, fuoco, eccetera, cioè, non siete tanto credibili oggi con un fondale del genere, siete molto horror, molto tetra, provate a farmi una faccia impegnativa, concentratevi, fatemi una faccia così, ferma immagine, guardate qua, oh, questi sì che sono quelli che sono fuoco, ma si sono bloccati, no, pensavo si fosse bloccata veramente l'immagine, erano delle stavamo così, insomma, quindi le news ci sono, ecco, quindi tra Fabio Testi che ha combinato questa cosa, i vostri vicini, com'è che mi hai detto prima, i vostri, dov'è il i simili, i vostri simili, ma invece oggi cosa succede? I vari giardini di Blenzone e Company. Sì, dopo c'è da dire che al lago le notizie non mancano mai. Come mai? Cosa è successo al lago? No, beh, anche a Castelnuovo abbiamo visto il sindaco Dal Cero, che salutiamo. Salute, no, grandissimo amico. Sì. Dal Cero che non è quello che è in chiesa, ma... No, è fuori dalla bravissimo chiesa. Bravissimo, perché Dal Cero... E proprio vicino alla chiesa il sindaco Dal Cero è riuscito a recuperare un motorino rubato. Ma come? Cioè, è un po' diventato il bastotto poliziotto. Il sindaco Dal Cero scoprirà la verità. Ed il sindaco Dal Cero scoprirà la verità. È importante che questo è il sindaco famoso di Torri. E lo salutiamo. Che salutiamo comunque, il sindaco di Cotra. Che fa... Non si può! Ecco, lui è limita il sindaco di Torri. Anche lui è stato un grandissimo personaggio e protagonista del suo paese. Sì. Cioè, la mattina alle 7 va in giro per Torri a raccogliere le carte o le sigarette che la gente... E finché le raccoglie, magari vede qualcuno che butta una cartaccia per terra, e gli urla... Non si può! Hai visto? Signori, ma adesso abbiate pietà, cari sindaci che ci ascoltate, capite la situazione che queste persone sono, ma certo che esatto, proprio, anzi rifammi il gesto, scusa Andrea, rifammi il gesto, sono tutti così. Amici, e questa qua è una citazione, non a caso, qua c'è secondo me c'è, come si dice, degli incentivi sotto qua, secondo me, per tutti amici, grazie qua. A lei sono 50 euro, chiamano marchette comunque. Chiamate la direzione, però io non c'entro niente. Vabbè, non c'è problema, noi ci mettiamo d'accordo con tutti, siamo malleabili noi. Va bene, va bene. Ma invece no, comunque salutiamo questi sindaci molto bravi. Com'è che dice l'ultimo nostro sindaco? Rifammelo un attimo. Non si può! Adesso lui sarà ridendo e secondo me lo starà facendo anche lui. Io non lo so, quanto meno. Non lo so. È già partita la cosa. La querela. No, caro sindaco, abbi pietà. Cioè, questi due poveri ragazzi, cioè, arrivano, cioè, sono anche bravi. Cioè, diamogli una possibilità di recupero. Dai, visto che voi sindaci ce la mettete tutta, trovate un modo per recuperare, che sia in uno zoo comunale, che sia da qualsiasi altra parte o davanti a un vulcano, recuperiamoli, cioè. Non li sento più, si sono mutati. Secondo me arrivano adesso. Ci siamo mutati, uguali. Non fatemi gli scherzi, però. Non fatemi gli scherzi, mi raccomando. No, cioè. Assolutamente, assolutamente. Quindi, sì, tutti i vari sindaci o le varie realtà che ti abbiamo detto potrebbero essere eventualmente ospiti del nostro zoo comunale Wild. Che questa sera andrà in onda su il digitale terrestre, canale 640, quindi Radio ADG TV. Oppure sul nostro canale YouTube Zoo Comunale Z grande C grande, mi raccomando, doppia O, oppure Facebook Andrea Fortini o Zoo Comunale. Basta, cioè, ogni settimana potremmo dire sempre le stesse robe, se no. Sì, però, sì, un po' no. È davvero, io cambierei, davvero... basta. Andiamo dall'altra parte. Via. Ogni settimana una TV diversa. Sì, è il problema che Gannetta è Verona. Beh, insomma, tanta vita lunga. Non c'è 203, però proprio per questo invece ringrazierei anche i nostri telespettatori che ci scrivono e ci hanno mandato anche delle foto molto curiose e interessanti, e tra tutti i vari animali ne sono arrivati poco fa, proprio in questo momento che stiamo parlando, altri tre, che è bello perché ci sono arrivati due gattini insieme, due cagnolini insieme, e poco fa mi è arrivata questa foto che oltretutto non riesco a interpretare, datemi una mano un attimo per favore, ragazzi. Ma cosa è successo qua? Giovanni stava dormendo qua, hai visto? E cosa è successo? Ma chiamate sempre prima, qua bisogna dormire. Cioè, Giovanni stava recuperando il suono perso. No, non è che è un fotomontaggio. Oh, raga, ma qua mi prendono per le... Non è che è un fotomontaggio. Sì, di sicuro c'era la foto di qualcun altro dietro. No, infatti a me sembrava, sai cosa, lei, obiettivamente, la nuova pubblicità della famosa maionese era alle nostre spalle. Sai qual è la famosa maionese che dico io? Vai. Quella della? Calvè. Vedi, capito? Maionese. Basta pescare.
Basta, siamo stufi di fischi. Non se ne può più. Sei stufi di fischi, basta. Sei tendenzioso. Ma come mai tutti questi fischi? Io voglio mettere il dito nella piaga. Vit, raccontami. No, no, allora. Perché a Verona abbiamo saputo, insomma, che ci sono stati diversi fischi immotivati. Sì. E in giro per le piazze, quindi oltre a dissociarci, prendiamo in giro il dottor Fortini, che dovrebbe essere fischiato. Guarda, era anche magro, vedi? La vedo un po' più bianchina. Comunque, questa bella dopo pecorella non è una pecorella fake, cioè è tutto reale, quindi nel senso è tutto vero. Pecorella non è... basta, sta andando veramente sul posto. Basta. Cioè, Ale, smettila, hai già 16 bambini sparsi per il mondo. No. Guarda, io difatti questa mattina quando ho visto questa pecora che si chiama Ornella la pecorella di nonno Gianni, che salutiamo. Cioè, mi ricorda Renato lo scienziato, mi sento quasi a casa. Dopo questo brano magicamente è partito Gianni Drudi con Prendi la pecora, cioè abbiamo unito proprio tutto, poi adesso siete arrivati voi e siamo a posto, insomma. Muto, aspetta, vedete che ce li ho muti ancora, vediamo se arrivano. Ah no, ora sì. 1, 2, 3, prova, sì. Che persino gonfiato, guarda lì. Siamo una disfatta questa mattina. Speriamo che finisca per te più che altro, perché questa mattina se no te catemo lavorare all'esse lunga la settimana prossima. No, invece più che altro stavo pensando, tanto qui io dalle 17-18 del pomeriggio sono libero, quando fate lo zoo comunale wild non mi serve uno che pulisca, magari che pulisca le bestie, qualcosa del genere. Solo da mangiare i leoni se vuoi eventualmente. Ma dovrebbe... il cibo, quindi bisogna perché non avendo soldi ci manca il cibo, quindi eventualmente potresti fare l'uno e l'altro. Come fate voi quando è ora di dargli da mangiare, più che altro? Ma il problema non è tanto dare da mangiare ai leoni, è dare da mangiare a Fortini. Quello non è vero. Io spero che abbiate importanti supporti di non so, pastifici, forni, perché se Vit mi dici che Fortini è un problema di questo genere, come facciamo? Sì. Stiamo mantenendo l'economia del lago di Garda in questo periodo dove sono tutti chiusi, praticamente solamente con le nostre dirette. Perché tra sushi, tra pizze, una roba e l'altra. E beh, brioche. Brioche, bravo. Pastine. No, comunque ce la caviamo bene. Sì, abbastanza. Soprattutto davanti a un vulcano, ripeto, siete perfetti. Mi piacete proprio, avete proprio. Perché è arrivato il freddo, Cioè, di solito era marzo pazzarello, invece questo aprile ci sta regalando tante emozioni. E ieri ho visto che stiamo parlando del tempo, del tempo. Ragazzi, io e quindi col freddo, col vulcano ci riscaldiamo. No, ma difatti io sono curioso di sapere cosa succederà questa sera allo zoo comunale, quindi sicuramente mi collegherò, sicuramente. E poi ovviamente quando partirà Fortini gli manderò tutti arrivano tutti i cuoricini. Cercherai di strisciarla un po' la diretta o no? Ma certo. Lasciamola. Allora, detto questo, questa sera quello che succederà allo zoo comunale Wild non lo so neanche io. Mettiti in contatto e iscriviti al canale YouTube, che così almeno dopo potrai vedere la diretta live. Metti mi piace alla pagina Facebook. E dopo, se non hai niente da fare, potresti guardare sul canale 640, non so se magari tu l'hai già visto, si chiama Radio Adige TV e fanno dei programmi interessanti, sì, soprattutto la mattina. Il giovedì mattina ci sono due ospiti bravissimi, simpatici. Sì, dovresti vederli ogni tanto. Sì. E il giovedì sera è proprio lo zoo comunale Wild. Sicuramente sì, lo farò, lo seguirò. Ultima domanda per voi, questi ospiti c'entrano con gli animali o non c'entrano? No, è la domanda finale, in base a quella dopo decidiamo se c'entrano o non c'entrano. Però sicuramente, ad esempio, Luca Terzi è un animale nel suo settore. Cavallo di razza. Sì, ma è fantastico. Capirai cosa ha creato nel giro di 15, 20, 30 anni, che è l'anniversario dell'apertura del suo ufficio a Bardolino proprio a maggio di quest'anno, e capirai come lui possa essere stato un animale immobiliare, va bene? Un animale immobiliare. E difatti complimenti a lui, perché in questa foto a Bardolino è uscito davvero bene, quindi dietro è Montebaldo. Esatto. Ragazzi, io vi ringrazio, occhio a voi invece al Monte, che non è il Montebaldo, forse sì, Montebaldo in futura eruzione, speriamo di no, dietro di voi, e quindi cosa facciamo? Quindi
No, 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 io vi ringrazio ancora e quindi che dire, ci vediamo questa sera canale 640 e tutta la parte social, lo zoo comunale e tutta la parte YouTube e chi più ne ha più ne metta e chi vorrà potrà venire a pagare soltanto un biglietto di 40 euro comprandolo su Ticket One e venire direttamente da voi, noi ci vediamo questa sera. 40 euro sono i posti quelli distanti, dopo ovviamente più vicino aumenta. Anche perché vedere Fortini da vicino è un'esperienza che ti segna la vita. Sì. Guarda come sono venuto io, per esempio. Si vede. Si vede, grazie ragazzi, vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo presto. E viva lo zoo comunale! Ciao raga! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ho sentito, adesso speriamo che mi abbiano chiuso l'audio perché, cioè nel senso che ok che il loro audio sia chiuso altrimenti mi insultano perché mi stanno guardando. Alla fine ho sentito qualcuno, un saluto lì, no? Che, mentre diceva ciao ciao, uno faceva muu e l'altro faceva beh, e quindi stasera ci sarà da divertirsi. Non so chi dei due faceva mu e beh, cioè chi era mucca e chi era pecora, qui è da capire, però vabbè, insomma non... fascia protetta, 11.44 non si può. Questa sera zoo comunale, canale 6.40... Scusate, canale 640, basta, li tolgo perché canale 640 e poi niente, viva questi ragazzi che veramente sono sicuramente simpatici per il discorso della bellezza, poi questo ve lo lascio a voi donne. Cioè andiamo avanti con la musica perché arriva, no, arrivano le news, poi musica. News, a tra poco!